Sono Attilio Vittorio e sono vicepresidente del club ASXS Tuning di San Salvo e oggi siamo qui, primo maggio, dopo purtroppo quella pandemia c'è ancora, però diciamo sembra che si sta un po' superando e siamo riuniti qua per celebrare il memorial a ricordo di Paul Walker, idolo dei tuners, perché è stato attore di Fast and Furious e poi con un tragico incidente è deceduto. Vi presento questa è la mia macchina e sono un appassionato da quando ero piccolo, diciamo, perché ho modificato già una moto e questa è un Alfa 156 e niente, gli ho fatto delle piccole modifiche estetiche e un impiantino stereo, diciamo, medio alto. Sulla portiera sinistra ci sono 4 woofer da 20 della B2 e 2 tweeter sempre della B2, perché l'impianto di questa macchina è stata fatta proprio tutto B2 e niente, a livello un po' estetico gli ho dato qualche tocco mio perché mi piace il bianco e il nero come colore e via di mezzo non è che anche tipologicamente di vita, o il bianco o il nero e quindi niente, l'ho espressa al mio piacimento per quanto riguarda, perché io penso una cosa, che le macchine ma in qualunque cosa uno deve fare tutto per se stesso, che deve piacere in primis, non soltanto per far piacere agli altri, perché là dopo diventa soltanto, secondo me, una cosa di business non te la godi, perché invece è una cosa che piace a te e tu te la godi in primis per te stessa. Poi se piace agli altri, tante di congratulazioni, se no resta solo una cosa, e questa l'ho fatta io, cioè l'ho smontata tutta e vabbè, l'impianto me l'ha fatto un installatore, e Max Grassi di Celano, e però tutta l'estetica l'ho fatta verniciare e me la sono tutta riassemblata io. Quindi la conosco da A alla Z, ogni bullone parte di questa parte posteriore e ci sono 3 amplificatori, di cui sono una per ogni lato della porta, e c'ho il centrale che riguarda i 232 sempre B2 e che hanno uno sfogo audio all'interno dell'abitacolo della macchina. Sono Maria Pia e vengo da Pescara. Ciao a tutti, sono Maria e vengo da Oruri. Oggi siamo le ragazze Immagine per l'evento Tuning. Finalmente dopo 2 anni abbiamo ripreso a lavorare, specialmente in questi grandissimi eventi di moto e macchine. Finalmente dopo 2 anni possiamo tornare a lavorare in mezzo alle auto. Ho la passione per le auto, l'audio e siamo tutti qui a divertirci e a stare insieme. Allora, ciao, sono Alessio Piccirilli, vengo da San Salvo e sono il presidente dell'ASXS Tuning Club che oggi ha creato questo bellissimo evento con un memorial di Paul Walker. E niente, oggi ho portato la mia Toyota Celica, la T23, qui c'è un bel cerchio 19 di derivazione della Supra, quindi ho fatto una doppia omologazione 18 e 19. In pratica abbiamo un kit estetico completo della Velside con fanali posteriori a LED, anche specchietti retrovisori sempre tutto della Velside, vetro oscurati posteriormente, poi abbiamo uno spoiler artigianale, un terminale modificato giustamente nella parte di dietro, distanziali. Allora, abbiamo anche qui davanti sempre fanali a LED con big seno, griglia sempre modificata davanti, paraurti bicolore per dare un effetto un po' più, un look un po' più trasgressivo, diciamolo così. Abbiamo messo un po' di anche qualche adesivo, sempre tutto Versace, giustamente tutto a tema.
Poi gli interni, vabbè, sono tutti in tinta, diciamo, con la macchina, quindi tutti bianchi. Abbiamo uno sterzo modificato dalla Suoni Racing, la leva del cambio lì, sempre della, una cuffia tutta bella bianca, sempre anche lei in tinta con la macchina proprio. Un autoradio dell'Alpine, tappetini, diciamo, artigianali in alluminio. Pedaliere sempre tutto quanto in alluminio, abbiamo illuminazione sottoscocca all'interno, dei manometri, voltometro, poi abbiamo, vabbè, i comandi per i pulsanti per luci interne, poi tutta illuminazione esterna comunque. Salve, buongiorno a tutti, mi chiamo Gianni Samuele, vengo da San Salvo e oggi siamo qui presenti per il raduno tuning. Io presento la mia Alfa 146 Junior del 98, abbastanza modificata per quello che riguarda il soft tuning. Pratico questa cosa da quasi 20 anni. Sono un appassionato e mi piace stare in compagnia, mi piace fare questi raduni e sicuramente se ci saranno nuove occasioni di rifarlo, lo rifarò. Questa è la mia Alfa, motore Twin Spark, 1416 valvole, abbastanza elaborata, collettore di scarico con lo scarico completo, alberi a cam, centralina motore e filtro aspirazione diretta con varie modifiche a livello di estetica. L'impianto elettrico è un po' risistemato, rimesso tutto a norma e il lavaggio, la pulizia completa del motore. Comunque con i suoi 25 anni si mantiene abbastanza bene. Buon pomeriggio, oggi primo maggio, abbiamo organizzato questa manifestazione. Io sono presidente di un club di Terno, le Holly Style Tuning Club. Sono appassionato di tuning da quando ero bambino e me la sono portata fino ad oggi. Oggi vi presento la mia macchina, un 2000 Turbo 16 Coupé, e vi presento le mie caratteristiche. Allora, questo vi presento il mio impianto Hi-Fi alta efficienza, un sound quality. Niente, è composto da 6 amplificatori, 16 casse, 4 sub, tanto da come potete vedere qui ci sono 5 amplificatori, ognuno ha la sua frequenza, quindi passando dai bassi, medio, alti, super alti e subwoofer. Allora, mi chiamo Lobosso Roberto, sono di Termoli e sono appassionato di modellismo e vi presento questa macchina di Fastenburg, la Dodger, che è bellissima, io penso che ce ne stanno pochissime, almeno nel Molise, poi non so. E non è in vendita sicuramente, ma è bello, una passione che voglio dire a tutti, che è bellissima questa passione, è una passione che costa un pochettino, però è bella, e visto che abbiamo avuto
questi 2 anni di pandemia, vorrei dire a tutti quanti di non fare cose che non dovete fare, ma fate modellismo, tuning e sappiatelo fare. E vi auguro un grosso bacione e vi auguro un buon 1° maggio a tutti e buona serata. Vi ringrazio. Allora, mi chiamo Vincenzo De Cancellis e vengo da Foggia e oggi vi presento la mia Alfa Romeo GT. Preparazioni sia meccaniche che audio e niente, la mia passione nasce almeno 3-4 anni fa. Allora, questo è un Alfa Romeo 1900 GTD 16 valvole, la 150 cavalli, ovviamente è stata portata a 170 cavalli. Le modifiche che sono state effettuate sono tubazioni in acciaio e manicotti intercooler, filtro aria BMC sportivo, poi c'è il downpipe in acciaio e tutto lo scarico diretto da 60 cm libero. Pianto stereo abbiamo un Sony, 2 DIN e abbiamo delle tasche tutte fatte interamente in vetro resina con 4 woofer da 16 pollici e mezzo della potenza di 260 watt della Fatale Pro più un tweeter della Diabolico. Qui come amplificazione abbiamo 2 amplificatori della Lanzar, tutti e 2 4 canali, uno da 2000 watt e uno da 1400, e ovviamente c'è un condensatore per supportare, diciamo, la batteria. E il pannello è da 1400 watt. Buon pomeriggio, sono Michele di Loreto di Vasto e vi presento la Giulietta 1600 da 105 modificata a 160 cavalli. E qui abbiamo nuove modifiche di impianto stereo, e abbiamo il nuovo kit di Hertz, tutto Hertz, abbiamo modifiche motore, abbiamo cerchi 17, quelli nuovi, e poi abbiamo splendido stereo 10 pollici, 2 DIN e veramente da vedere. In questa macchina abbiamo fatto le nuove modifiche al motore, quindi dalle 1600 a 105 è stata rimappata a 160 cavalli, turbina maggiorata dalla Garrett, 160 dalla Garrett, un filtro sportivo BCP e quindi abbiamo messo il defap, scarico super sprint e cerchi e motore maggiorato a 160. Allora, qui c'è davanti avete le casse, l'impianto è tutto Hertz, tweeter Hertz maggiorate, 150 watt ogni tweeter, un 16 un woofer da 200, da 300 watt ogni porta, e dietro abbiamo 2 amplificatori 400 watt l'uno e un sub della Rodec da 30. Allora, qui abbiamo cambiato totalmente il look in questa Giulietta, era 2015, e abbiamo trasformata totalmente bellissima in strisce rosse alle portiere, abbiamo messo coprivolante e un autoradio 10 pollici 2 DIN, poi abbiamo cambiato le pedaliere, quelli in alluminio della Giulietta quadrifoglio verde, sedili, coprisedili della Sparco da Racing.
Cantrani da Vasto, in arte Mister X Tattoo. Oggi ho portato qui al memorial di Paul Walker a Termoli la mia Slimer, ex Ford Fiesta per quello che ne rimane. È una macchina tendenzialmente in extreme tuning e praticamente sono state apportate modifiche di diverso genere, tendenzialmente estetiche, sia interne che esterne. Tra le cose che saltano più all'occhio naturalmente ci sono le Lambo Doors, che hanno il famosissimo effetto wow e sono una delle naturalmente caratteristiche più ricercate e volubili nel settore del tuning. Poi è stata rifatta tutta la verniciatura, un bad look davanti, quindi incattivita, abbassata, incattivita con un bad look sul cofano, quindi no logo, fanali custom, griglia e lama. Per quanto riguarda gli interni, ci sono verniciature e aerografie fatte dal sottoscritto, in arte Mister X Aerografie, P-Stripping e Tattoo, e sedili sportivi FK, e poi tutti i vari accessori che naturalmente sono una figata pazzesca. Ciao ragazzi, sono Marco Prinza, vengo da Pollutri, però il mio club è di Termoli. L'Audi, la macchina che ho portato oggi, è una Golf 4 del 2000, 90 cavalli. Sulla carta, poi in realtà non si possono dire. Per le caratteristiche che abbiamo, cerchio 18, omologato anche 19, e tutta la tecnologia fuori della R32, però con modifiche in vetroresina. All'interno, come potete vedere, tutto cambiato, cruscotto rifatto da zero in vetroresina, con alloggiamento schermi, tra cui il lato passeggero e computer. E poi quattro sedili in pelle da corsa con riscaldatore e massaggiatore ai reni, e tutto smembrato e rifatto con due casse da vendiciare e con super tweeter. E dietro, purtroppo non ve lo posso far vedere per problemi di apertura cofano, c'è un 32 Impact tutto resinato e con lo sfondo di Batman, che ormai la tipologia di questa macchina è Batman, si può dire. Però purtroppo non posso farvelo vedere, mi dispiace. Ciao ragazzi, buonasera, mi chiamo Fabio Di Martino, sono il proprietario di questa Alfa 147 e provengo da Scafati, provincia di Salerno. Sono qui quest'oggi a questo raduno bellissimo, già mi sono divertito e spero a fine serata mi diverto ancora di più. Ok, allora monta un kit para urti anteriore e posteriore della Paris Garage apposta per la 147, poi monta dei cerchi originali sempre Alfa Romeo GT da 18 pollici, poi sempre per estetica ho vetri oscurati, impianto di scarico con terminali posteriore e poi anche all'interno ho varie modifiche. Allora, per gli interni, prima la macchina di origine era tutta beige, poi l'ho rivista, adesso è tutta nera, black, proprio al limite black line. Io ho fatto il volante, i pannelli, poi ci ho messo lo stereo, i manometri, il quadro black line per il benzina, poi ho messo i kit sedili anteriori e posteriori della Mercedes AMG e questo è. Ciao, sono Giuseppe Minervino, vengo da Campobasso e oggi siamo qui in questo raduno di tuning e niente, come vedete posso presentare la mia automobile che ho portato qui, una Peugeot 206 tutta preparata esteticamente. Allora, ecco qui, come vi preannunciavo, questa è la mia Peugeot 206 tutta preparata esteticamente, sia che interno che d'esterno, e ci sono dei piccoli particolari che vorrei un po' spiegare, entrare nei dettagli. Siamo dai cerchi, questi sono dei cerchi a canale rovesciato da 9 pollici, come vedete sono abbastanza larghi. Infatti per montare questo cerchio mi sono dovuto recare anche dal carrozziere per far fare degli allargamenti ai parafanchi, come si possono notare, proprio per non, in modo che non escono fuori dalla carreggiata, per stare anche nella norma. Allora, questo è il posteriore, come si può notare anche dalla foto, vedete dei fanali montati a LED
e poi abbiamo un paraurti rimanendo sempre nello stile Peugeot, ma avendo aggiunto un paraurti artigianale fatto dal mio carrozziere di fiducia, tutto resinato con uno scarico della marmitta da 100 come diametro e uno spoiler che poi vi faccio vedere dopo, della Peugeot RC, quella proprio da rally. Allora, come vedete adesso siamo sul fronte della macchina. Allora, vi faccio notare che in questa Peugeot 206 è stata aggiunta una calandra senza il logo Peugeot, in più c'è stato un allungamento del cofano con l'eliminazione delle prese d'aria che porta originali la Peugeot, sempre ovviamente fatto tutto artigianale, e come potete anche vedere il paraurti anteriore, sempre stile Peugeot, però costruito sempre artigianalmente, resinato dal mio carrozziere, di cui l'ho fatta anche tutta riverniciare con un blu perlato. E niente, poi sono stati cambiati anche i fanali anteriori, ho messo i Dayline che ti dà, ci sono le luci diurne, e con tutto il kit montato a LED. Ora andiamo a vedere un po' gli interni dell'autovettura. Passiamo prima all'impianto audio. Sono state fatte delle portiere in vetro resina, ovviamente verniciate a colore di macchina, e in più sono stati aggiunti 6 woofer da 20 cm della Diabolico e ci sono 4 tweeter della GME. Questo è per quanto riguarda le portiere. Come sorgente poi abbiamo uno stereo Alpine, che penso che sia il migliore per noi che svolgiamo le gare audio. E adesso andiamo a vedere anche altri dettagli della mia Peugeot. Ora siamo nel vano bagagliaio, come potete notare c'è un cassone litrato per i subwoofer che monta, sono 2 subwoofer della Bass Phase da 32 per svolgere le gare di SPL, Sound Pressure Level, la pressione sonora dei subwoofer, e poi ci sono gli amplificatori che si vedono ma non si vedono, qualcosa si vede e qualcosa no, però questo lo faccio vedere in seguito ad altre foto. Sono Giovanni Vitale, vengo da Venosa, ho portato questa Golf 4 rossa che ha variate modifiche. Allora, la portiera è composta da 425 loudest sound e 420 sulla sovrattasca, sempre loudest sound, con un driver da 2 pollici 18 sound. All'interno montiamo 8 coni da 38 della Bass Phase modello XPL, sono pilotati da 2 sound digital 8008. Allora, il posteriore della macchina è composto da 14 woofer da 20, sempre loudest sound, e in aggiunta abbiamo 32 tweeter, sempre appunto loudest sound, con amplificatori rigorosamente sound digital. Montiamo dei cerchi da 19, canale 10,5, e abbiamo un assetto ad aria della Airlift. Buonasera, mi chiamo Massimiliano Marinelli, vengo da Tollo, provincia di Chieti, e mi sono presentato con la macchina con una Peugeot 207. Il bagagliaio, l'allestimento del bagagliaio, come vedete, sono 2 sub da 38 B2, è stato fatto per riprendere i draghi. Infatti ho fatto l'allestimento dei draghi, e più c'è la macchinetta del fumo, quando suona esce il fumo e fa l'effetto speciale del drago che butta il fuoco.
Poi è allestimento con i luci, c'è la lavagna luminosa, niente di più di particolare. Ciao, sono Andrea Giordano, vengo da Bari e ho portato un Alfa Romeo Mito. Ok, sulle porte abbiamo 10 woofer da 20 e 10 tweeter, sempre da 10. Poi montiamo un autoradio dietro, un doppio DIN. Ovviamente montiamo il palo per poter sostenere il vetro, per non farlo crepare. Ok, poi sopra abbiamo due amplificatori da 5000 che movimentano le due porte. Poi abbiamo un 8000 che movimentano i driver, un Audison 16 che portano i tweeter e due Ground Zero da 8000 l'uno che movimentano i subwoofer. All'esteriore montiamo 8 subwoofer della Bass Face. Ovviamente abbiamo un po' modificato l'interno per poterla rendere un po' più carina. E c'è uno specchio all'interno che riflette, così dà l'effetto che è più prolungato il veicolo. Ciao a tutti, mi chiamo Angelo Maiolo, TDS Elettroacoustic, vengo da Manfredonia e in provincia di Foggia. Ho portato oggi questo mio impianto, è stata una cosa improvvisa, e sono ex campione regionale Puglia Over Bus del 2015, della categoria, di quella categoria, e oggi d'improvviso, dopo tanti anni, dopo 7 lunghi anni, ho portato questo impianto, così è stato proprio all'improvviso proprio. Costruisco casse hi-fi professionali e oggi ho unito l'hi-fi car con l'hi-fi professional. E quindi è stata una cosa un po' particolare, un po', diciamo, tutta l'avventura. L'impianto è costituito da 4 amplificatori e con un DSP della Helix. E quindi siamo venuti qui, io e la mia collaboratrice che è qui, e quindi abbiamo praticamente improvvisato e siamo venuti qui a Termoli, questa bellissima città, Termoli. Salve, sono Giuseppe Gentile, arrivo da Nocera Superiore, provincia di Salerno, con tutto il mio team che è il Sound Claw del team Turbo Sound Component di Alessandro Romano. Siamo qui venuti per la prima gara di campionato Overbus. L'anno scorso abbiamo partecipato con un grande successo ed è un campionato fatto bene. Quest'anno siamo felici di essere qui a Termoli, anche perché è una bellissima location, ci hanno accolto molto bene, con grande professionalità, e siamo contenti di stare qua. Allora, con me ho portato Black Panther, come potete vedere qui, che è il mio orgoglio, è un Alfa 159 benzina aspirata, lavorata in collaborazione con Turbo Sound Component, dove abbiamo fatto tante modifiche nel pieno rispetto delle regole e delle leggi, ma sono tutte modifiche estetiche che rendono l'auto più piacevole allo sguardo. Allora, al motore sono state apportate poche modifiche, molto più a livello estetico, di pulizia innanzitutto. È stato fatto il collettore 4 in 1 con bendaggio termico, filtro d'aspirazione sportivo con aspirazione diretta, eliminazione del decantatore e vari abbellimenti che potete notare sulle parti rosse e tutto quanto, con Angel nei fari. Allora, come impianto audio, sempre montato da Turbo Sound Component, è stato fatto un montaggio da 220 di produzione propria, non commerciabili, quindi non si trovano in giro, ma sono di produzione, sono i K7 da 20, con due bullet da 10 come tweeter, con abbinata amplificazione porta singola per porta. E doppia fonte, doppio DIN, processore, tutto montato per una qualità del suono. Ovviamente, oltre alla cura dell'interno, è stato curato anche l'aspetto esterno con montaggio minigonne, splitter anteriore, cerchi da 18 omologati, con doppio scarico a valvole elettropneumatiche, montaggio di spoiler e vetri oscurati anteriori e posteriori per un look total black. Ovviamente, come vi dicevo, la macchina, il nome da gara è Black Panther, come potete notare, con vari Angel DRL, riassetto del muso, total verniciatura nera per un look total black. Ovviamente in tutto questo non poteva mancare lei, la pantera nera Panti, che ci accompagna in tutti i campionati che stiamo facendo. È lei che ci guida. We'll be right back.
Allora siamo giunti verso la fine di questa splendida giornata, qui come potete vedere stanno facendo la sfilata per andare a fare le gare rombo. Cosa dire, per noi hanno vinto tutti quanti, oggi è comunque una giornata, un memorial, quindi un ricordo di un nostro grande attore, quindi abbiamo voluto fare questa giornata in ricordo di Paul Walker e niente, per noi, ripeto, hanno vinto tutti quanti. Credo che per tutti quanti è stata una bellissima giornata. Grazie. In qualità di vicepresidente del club volevo anch'io ringraziare tutti i partecipanti per questo evento, siamo giunti alla fine, e ringraziare tutti, e spero che si sono divertiti tutti quanti, anche se con qualche piccolo ritardo in base alla tabella di marcia, però c'è sempre da migliorare, quindi ringraziamo tutti e un augurio per il rientro nelle loro proprie abitazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.